Wow, credimi, YouTube, benvenuti in questo canale, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con il MyGM. Scusatemi per qualche giorno di ritardo, ma ho avuto problemi, oltre che con la connessione, anche col computer, come se non bastasse. Oggi, come vedete, abbiamo cambiato tema di vestiario, di outfit, come si suol dire adesso su Instagram. Il perché lo vedete dalla maglia, l'avete visto dal titolo, dalla copertina, da tutto. Stiamo per andare a giocare le prime due gare del primo turno di playoff. Quindi vi voglio carichissimi con i mi piace, belli, pronti, mettete l'asciugamano alle spalle che andiamo a spaccare i culi. Prima di fare qualsiasi cosa, però, non vi avevo fatto vedere chi affronteremo, ed eccolo qui, affronteremo i Toronto Raptors, ebbene sì, al primo turno, però easter egg, adesso vi spiego perché sono al primo turno, sono arrivati ottavi perché, come potete vedere, OG Anunoby è la piccola titolare. Questo non vuol dire che Leonard non ci sia, ma perché è infortunato anche Gasol, vedete, eccoli qua. Temo che torneranno entrambi durante la serie, il che renderà questo primo turno molto più lungo del previsto. Quindi bisogna vincerlo in 4 in modo tale da dare meno possibilità possibile a questi due di tornare. Vi faccio brevemente vedere, queste sono le classifiche. Abbiamo concluso lo stesso identico record dei Philadelphia 76ers, ma evidentemente per sconti diretti ci siamo portati a casa il primo posto. Gli Orlando Magic i quarti, c'è un buco clamoroso tra le prime tre e le altre. I Bucks malissimo e quindi purtroppo li affronteremo al secondo turno, via via tutti gli altri. Dall'altra parte abbiamo queste squadre qui, Rockets primi e i Lakers in record negativo. Le statistiche per l'annata sono queste: abbiamo Kyrie, top scorer con quasi 22, 6 assist, 3 rimbalzi di media, più di un recupero. Zion, secondo miglior marcatore con 19, 7, 5, queste le abbiamo viste per il Rookie of the Year. 15 soltanto per Klay Thompson, ma vabbè, ci sta avercene i terzi milioni così. 12 e quasi 10 doppia doppia di media per John Collins. Adebayo anche si avvicina a doppia doppia di media. Waiters con 7,5 dalla panca, più 2 rimbalzi e 2 assist abbondanti. Shemet, Bol Bol, bla bla bla, tutti gli altri. Tra l'altro devo ancora provare Shemet. Quale occasione migliore del primo turno di playoff? Ci siamo, signori, maglia rossa come i nostri giocatori. Io speravo che il pubblico avesse la maglia rossa, mi ero pensato tutte le cose, invece maglia bianca si sono messi questi. È vero, il white hot che mettono di solito nei playoff. Signori, siamo arrivati, seconda stagione, già playoff, già da prima testa di serie, già da favoriti per il titolo, ma che vi devo dire, abbiamo fatto questa bella squadra, ce la teniamo. Giro tiro di Klay Thompson sbagliato, va bene, ripeto, chiuderla in 4. No, due di fila, non si sbagliano. Klay for free. Vediamo questo schemino per Zion, provo ad andare dall'altra parte, mi lasciano Kyrie. Perché non hai fatto... Non ha fatto il palleggio, resto e tiro. Non ha fatto il palleggio, resto e tiro. Ma Adebayo, bella palla. And one. No, dai. Ma dai. Bravo, bravo. Bravo Giovanni Colline. Bravo Giovanni Colline, anche se so che Collins non vuol dire colline, ma mi piace chiamarlo così. 13-7 la partenza, tra l'altro. Di testa Adebayo. Madonna, roba che per l'incornata, kick off glitch era questo. Zion a rimbalzo per Kyrie, dall'altra parte per Klay Thompson, ancora per Zion che arriva come un treno rilascio perfetto. Spaziature che col basket non hanno niente a che vedere, però 15-7, anche i nostri rookies a livello playoff, perché John Collins non è un rookie, ma a livello playoff è effettivamente il suo esordio. In carriera Adebayo tira giù tutto. Tira giù tutto. Waiters, isolamento chiama. Isolamento. Isolamento. Ok, questo è un isolamento. Ok. Ok, Waiters. Ok, Waiters. Ok, ma non è Waiters il problema. È ok sto gioco di merda. Come fai a non essere isolamento e si mette lì? Cioè, non so se ci capiamo. Isolamento ho chiamato, Cioè, porca troia, lo dice il nome stesso. Isolamento. Non è quella roba lì. Io ci riprovo, Vediamo. Oh, questo è un isolamento, grazie. Grazie, no. Ai playoff si attacca ogni azione, qualsiasi mismatch, non me ne frega niente se è bello da vedere oppure no. 2 punti per Livingston che dovevano essere 4. Shemet. Prima volta che tocca la palla
joystick alla mano, perché fino adesso l'avevamo sempre simulato con lui, l'abbiamo preso nell'ultimo episodio, se ve lo siete persi chiaramente in descrizione, e subito mette lì un rilascio perfetto, molto bene. In difesa lo vedo malissimo, ragazzo, questo secondo quintetto è malissimo in generale in difesa, ma speriamo produca più punti almeno con Shemet. Ma ha tolto la mano. Ah, tolto la mano, maledetti. JJ Barea, what? Mamma mia, quanto spazio che avevano lasciato a Waiters. Impazziti, matti, fracichi questi. 26 a 18 per noi. Ottimo, ottimo primo quarto. Bene, Adebayo mostruoso sto primo quarto. Infatti, volevo dire, questa gliela concediamo senza veramente troppi pensieri. Vediamo se il buggatone torna a funzionare. Gira, non lo marca nessuno. 70, 72, 73, qualsiasi overall abbia, Ball Ball, miglior scelta che abbia mai fatto al draft. Cioè, è tipo più marcabile di Zion in certi momenti, contro certi giocatori, dai, non esageriamo. Però, porca troia, l'avevamo preso veramente in fondo al primo giro. Quando non ho toccato niente ha fatto fallo. Ok, 32 a 18. Mamma mia, ho mangiato il pallone da Zion, rimbalzo offensivo, ne abbiamo di più. Non c'è niente da fare, senza Kawhi Leonard e Marc Gasol, come è giusto che sia, per l'amor di Dio, non sono neanche minimamente al nostro livello. Più 15 e via andare. Kyrie la mette lì, subisce il fallo, cambia mano con la sinistra e appoggia due punti. Non per niente facile. Poi questo, bisogna dire, classic Kyrie move. Farti vedere la palla, poi metterla nell'altra e segnare. Ancora più 15 perché di là avevamo preso una bomba. Appena al terzo punto. Cioè, considerate più 15 con Kyrie che non sta giocando, praticamente. Se vedemo... vediamo anche il replay. Sposta letteralmente con la mano Brandon Knight. Non credo si possa fare nel basket, ma... ripeto, qua non c'entra niente. Basket, due punti per Zion. Ecco. Tripla di Clay con assist di Kyrie. Too easy, infuocato Clay Thompson, tra l'altro. Più 20, ragazzi. Più 20. Rimbalzo offensivo di Zach Collins. Zach, John, ma che madonna santa. Bomba di Kyrie dall'angolo, fanno malissimo questi rimbalzi. Grande difesa di Kyrie, peccato. Non dico che è già un massacro, ma poco via. Non li vedo sinceramente in grado di poter rimontare qualcosa in sto secondo tempo. Leggermente arato via. Doppia cifra in un tempo per Zion, vabbè. Ragazzi, se diventa in una qualche maniera interessante, se c'è qualche azione interessante ve le faccio vedere, altrimenti sta partita è già bella che è andata e magari ci rivediamo per la simulazione di gara 2 che sicuramente perderemo contro con la CPU, sicuro. Ultima azione del primo tempo, chiaramente palla in mano al GOAT che non sfrutta bene questo pick and roll ma si arrangia lo stesso. Post fade. Vabbè, dai. Vabbè, insomma, lui è il GOAT e si diverte a fare queste cose anche per rendere un minimo più equilibrata. Dire, oh, non me l'aspettavo, sennò tutti avrebbero già detto, vabbè, segna sempre, è chiaro. Quindi sicuramente è andata così, non è assolutamente colpa sua, certo. Che palla di Kyrie! Qua, guarda, ad aver proprio coraggio, mezzo non look, tra l'altro, anche. Avrei dovuto alzare l'alley-oop, ma... non mi fido, non arrivano, secondo me, anche con le sliders leggermente modificate per le alley-oop di Taddy, non arrivano questi palloni, temo. Fatto sta che belli questi due punti, continua il nostro dominio, incontrastato. Ball, for free! Ball mio for free, 5 punti per lui, oh sì! Ci sta provando la CPU con un po' di script, Ci sta provando con dei falli fatti dalla CPU mia a caso, con qualche tiro che non dovrebbe entrare che entra da parte loro. Ci sta provando la CPU, però siamo troppo forti. Punto, fine, siamo troppo cazzo forti.
No, oddio, mi ero preso il panico che fosse un mio. Oddio, che panico per un attimo, pensavo fosse Zion. E Nick Nurse si ammazza adesso, anche Siakam fuori. Anche Siakam fuori dopo Leonard e Pau Gasol. Entra Felicio, adesso è ufficialmente finita la partita e se è un infortunio abbastanza grave anche la serie, ve lo dico. Non per essere spocchiosi, ma il livello c'è un... Cioè, non c'è storia. Via. Via! Via da lì. Altro cambio difensivo mal fatto, ma ormai adesso senza anche Siakam c'è un mismatch in tutti i ruoli praticamente in campo ora. Tutti a favore nostro, chiaramente. Si intende. Nuovamente più 20. Il GOAT. 15! Adesso me ne sono accorto. 15 del GOAT. Oh sì, un po' di stat padding in questo momento, un po' triste la partita, però oh, sono sempre da fare 15 ai playoff per il GOAT, eh? Sì, il GOAT doing GOAT things. Ancora lui vorrei farlo tirare di nuovo a questo punto, no dai, non esageriamo. Pick and roll Kyrie, John Collins, pick and roll Kyrie, John Collins, lo facciamo girare e sbagliamo, perfetto. Questa proprio ha preso la rincorsa così. Boo! Non ho chiesto niente. Ha fatto tutto solo. Quando dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Non c'è niente da fare. Porca vacca, neanche pallavolisti tirano queste savaccate sulla palla. Questo cos'è? 2K16 tipo. Ma che. Ogni tanto si possono ancora recuperare questi palloni. Poraccio era appena entrato. Non ho riconosciuto la faccia di quello lì. Era appena entrato, gli ho rubato la palla dalla rimessa. Mi sembra di rubare un po' ai bambini dell'asilo le caramelle in questo momento. Uno studio di Zion, Bold Online, qualcuno direbbe. Direi che ci possiamo rivedere a fine partita. Finisce qui 115-86. Non ho capito perché a un minuto dalla fine la simulazione da sola mi ha. Cioè la simulazione, il computer da solo mi ha rimesso dentro i titolari. Non chiedetemi, o almeno parte dei titolari. Gara 1 è un massacro. Io ci posso scommettere, non dico cosa, ma veramente tutto che la simcast ci fa perdere gara 2. Prima di tutto, però, mi ero dimenticato tra l'altro di fare questa cosa. Dobbiamo leggermente adattare la rotazione ai playoff. Perché ai playoff si gioca comunque in 10, sicuramente. Però si cominciano a ciucciare un po' di minuti ai panchinari per far giocare di più, almeno un minutino in più, tutti i titolari. Mi sembra cosa buona e giusta perché ai playoff giocano quelli che devono giocare e non solo per non stancarsi gli altri. Guardate come stanno crescendo tutti. Molto bene. Ora andiamo a farci assieme quattro risate perché sono veramente curioso. Ho dato un'occhiata, sembrerebbe una distorsione grave la caviglia, quindi credo serie e stagione spero finita anche per Pascal Siakam. Adesso ci facciamo due risate perché secondo me perdiamo in questa fantasmagorica simulazione. Vediamo, andiamo veloci. No, 94 a 74, grazie a Dio. Non chiamiamola, ma sembrerebbe che li stiamo massacrando come è giusto che sia. Meno male, per una volta tanto, meno male. 30 punti di Uncle Drew, leggo lì, ovvero Kyrie Irving, 34 e 8, 19 e 12, 17 per Klay Thompson con 5 sotto la 3, 16 per Waiters. Che cazzo di playoff sta facendo fino adesso? 15, 11 John Collins, bla 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 bla. E niente, direi che per questo episodio possa essere tutto. Lo so, la partita non è stata al massimo, ma scaldiamo i motori per i prossimi. Tanto Orlando sopra 2-0 con Milwaukee sarebbe bellissimo evitare Milwaukee al secondo turno. Spero questo video vi sia piaciuto. Raggiungiamo come sempre i 1000 mi piace che vi vedo sempre carichissimi. Mi fa non sapete quanto piacere tutto questo supporto per il MyGM. Ci rivediamo probabilmente dopo domani o forse già domani con un nuovo episodio. A domani. Bella!